Siamo con coach Cristiano Forti per analizzare questa bella vittoria del Cuspisa contro il Vela Viareggio, che porta nel gruppone di seconde classificate la squadra gialloblu. Analizziamo un po' questa partita insieme. Partita importantissima perché veniva dopo due sconfitte maturate in modi diversi. La prima in casa contro Livorno, US Livorno, una squadra che si è dimostrata in questo momento essere più forte di noi, più profonda e più esperta. La seconda invece a Labronica contro una squadra fatta da nomi importanti, di giocatori con trascorsi almeno i primi 5 in categorie superiori, ma si parla di B2, qualcuno di B1. Maturata negli ultimi 90 secondi della partita, quindi con un po' di rammarico, perché nonostante siamo stati sotto per tanto tempo, l'abbiamo presi a 2 minuti dalla fine, abbiamo messo la testa avanti e lì non abbiamo avuto l'istinto del killer di chiudere la partita, quindi un pochino di rammarico. Comunque erano due sconfitte che sono nate con due squadre accreditate per la vittoria finale, ecco, e quindi comunque giocate, perché anche quella con US Livorno, che è vero qui è stata più forte, però fino al 35esimo siamo stati in partita, siamo stati pari con loro. Siamo soddisfatti, ecco, di questo inizio. La vittoria col Vela ci dà ulteriore autostima, ci dà comunque consapevolezza che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro importante, un lavoro vero. I ragazzi si stanno allenando bene e è venuta fuori una bella partita giocando di squadra, dove al di là dei 16 punti che vanno rimarcati di Federico Turchi, che è un po' lo storico capitano di Cuspisa, ormai da artefici della promozione, artefici dello scorso anno, del bel campionato fatto scorso anno, la squadra si è distribuita i punti in maniera direi uniforme, perché si va dai 10 punti di Mariotti ai 9 di Vanacore, 6 di Manetti, quindi tutti hanno contribuito e tutti hanno portato un mattoncino importante per la vittoria finale contro Vela, che praticamente non è mai stata in discussione. E questo fa molto piacere, ma parliamo un po' di quella che è la situazione della classifica. Gruppone di squadre a 8 punti al secondo posto, poi le altre un po' dietro, e a 12 diciamo Livorno, che è un po' più avanti delle altre. Ma come può cambiare la classifica? Cosa cerca il Cus in questo momento dal campionato? Ma intanto il Cus cerca di avere delle certezze. Voglio dire, noi abbiamo una squadra fatta di tanti giovani, abbiamo l'età media più giovane di tutto il campionato, del girone A della Serie D. Quindi se adesso Livorno è avanti e se siamo nel gruppo delle seconde, io credo che noi abbiamo dei margini di miglioramento davanti a noi veramente importanti. Lavorando, secondo me, possiamo ridurre il gap che adesso ci distanzia dalle altre, perché noi abbiamo proprio queste praterie davanti, questi margini, questi campi nei quali su quali dobbiamo lavorare e possiamo sicuramente migliorare. Livorno è già una squadra, la Livorno che è in testa è una squadra che è già al 100%, cioè questi sono adesso e questi saranno a marzo, ad aprile, quando poi si giocherà per qualcosa di serio. Ora noi dobbiamo semplicemente lavorare e provare a entrare con una griglia importante nei playoff. Questo è il nostro obiettivo. Poi quando siamo nei playoff vogliamo essere la mina vagante e ce la giocheremo con tutti, veramente, senza timore di nessuno, perché ci stiamo allenando tanto e quindi sono convinto che se entreremo nei playoff, quando entreremo nei playoff, saranno le altre che dovranno temere il Cuspisa. E questo è un occhio positivo su quello che potrebbe essere il futuro. Hai parlato di età media, del fatto insomma che il Cus ce l'ha molto bassa, anche del fatto che il Cuspisa è una squadra fortemente improntata insomma sullo stampo universitario. E allora parliamo un po' delle giovanili, insomma un progetto molto bello che sta venendo fuori, parliamone un po'. Allora, intanto precisavo, siamo secondi in un gruppo di squadre molto esperte e questo ci dà veramente felicità e ci dà la possibilità di continuare a lavorare. Abbiamo creato quest'anno insieme a tutta la sezione basket un buon bacino, un buon settore giovanile. È nato questo accordo con la Polisportiva Ghezzano. Abbiamo un gruppo Under 21 che ci sta dando tanti ragazzi per la prima squadra. Sabato su 10, 5 erano Under 21. Quindi questo è importante. Il sabato prima a Labronica, dove abbiamo perso negli ultimi secondi, ben 6 di questi ragazzi erano del gruppo Under 21, quindi questo
adesso per noi è un po' una polizza sul futuro, un investimento sul futuro che stiamo facendo. Quindi il gruppo Under 21 è un gruppo importante perché ci dovrà dare giocatori futuri nell'immediato per il CUS Pisa degli anni prossimi. Abbiamo poi dei gruppi piccolini, Under 15, Under 14, già strutturati, già che giocano sotto il nome CUS Pisa e stanno facendo un lavoro egregio, secondo me, un lavoro egregio fatto di allenamenti, fatto di lavoro sulla mentalità di questi ragazzi, che si trovano comunque a fare dei campionati importanti, i primi campionati importanti, dando anche delle risposte sicuramente positive sia all'allenatore che proprio alla sezione basket. Oltre questi abbiamo, e qui dobbiamo dire bravi, veramente bravi, a due giocatori nostri che sono il capitano Federico Turchi e Andrea Malvone, che sono due ragazzi che laureandi in scienze motorie, li abbiamo messi all'interno del progetto CUS dei polidisciplinari e stanno facendo un lavoro importante per noi perché credo che il CUS debba trovare le risorse al suo interno, quindi debba trovare all'interno dei polidisciplinari i futuri giocatori che vestiranno la maglia giallo-blu, o quantomeno far crescere un senso di appartenenza alla maglia giallo-blu, sicuramente importante. Io mi ricordo quando ero piccolo, se si giocava a pallacanestro, se si giocava a pallavolo, se si giocava a qualsiasi sport che si faceva, si passava attraverso le forche caudine del CUS Pisa. La mitica Piazza dei Cavalieri era una cosa che chiunque, chi ha la mia età, io quasi 50 anni, ha impressa sulla pelle, ce l'ha impressa come un tatuaggio indelebile. Cioè, entrare a giocare in Piazza dei Cavalieri era il sogno di ogni ragazzino che facesse qualsiasi sport. Adesso dobbiamo ricreare veramente questo spirito di appartenenza al CUS con questi ragazzini. Io parlo della sezione basket, ma credo che sia un progetto ampliato ormai, che è partito per tutte le sezioni. E noi, ecco, siamo veramente contenti perché adesso abbiamo circa 40 ragazzini che si stanno avvicinando al basket all'interno dei polidisciplinari. Per questo dobbiamo ancora una volta dire bravi a Malvone, a Andrea Malvone e a Federico Turchi, che li stanno avvicinando, li stanno appassionando, li stanno facendo divertire per la gioia dei bimbi e dei genitori che li portano al campo. Complimenti anche all'allenatore che comunque butta anche giocatori under 21 con una certa lungimiranza, quello va detto. Chiudiamo intanto il nostro approfondimento sulla sezione basket e vi rimandiamo a tutti i nostri video di CUS Pisa TV. Un saluto quindi da me e da Cristiano Forti. Buonasera a tutti.